Dopo la fusione tra Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro e BCC di Montepulciano avvenuta lo scorso 1 luglio, quella di domenica 14 maggio è stata la prima assemblea dei soci di Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano. L'appuntamento ha richiamato al Palafuccelli di Chiusi numerosi soci provenienti da 17 comuni e 3 province, Siena, Arezzo e Perugia. Il clou dell'assemblea è stato l'approvazione del bilancio 2016, che si è chiuso con una perdita di 18 milioni di euro. I soci possono stare tranquilli perché questo, dopo la relazione della presentazione di tutti i numeri, mi sembra che il corpo sociale ha apprezzato, direi, anche il risultato negativo dei 18 milioni conseguenti a 28 milioni di perdite relative alle svalutazioni su crediti, ma questo normalmente viene fatto quando nasce un'azienda nuova. Ci dobbiamo preoccupare che l'attivo sia correttamente classificato e che il credito sia quello vero, quello che poi produce reddito, perché questo dà segno al futuro. Direi che è stato un costo comunque che la banca ha potuto sopportare, quindi non ci deve assolutamente preoccupare. Naturalmente ci dispiace, magari perché con criteri diversi alcune cose potevano essere viste precedentemente, però dobbiamo anche pensare che la normativa, che è in evoluzione continua, per cui, come ho detto in assemblea, a mio avviso è finito un'era, ne sta uscendo un'altra che non sappiamo nemmeno ancora come funzionerà, per cui avere l'attivi, voglio dire, corretti, con le corrette classificazioni, con le corrette svalutazioni, direi che è un grande punto di vantaggio e che ci permetterà alla banca, sono certo, che in futuro non ci saranno problemi. Relativamente alla solidità, io credo che i nostri soci, i nostri clienti debbono veramente essere soddisfatti di questo equilibrio patrimoniale, e più che altro dobbiamo essere soddisfatti, come ho detto in ultimo nella replica, che l'azienda è in grado proprio di creare dei margini, no? E questo è importante. Allora il valore dell'azienda è data dalla qualità dell'attivo, dal patrimonio che è sufficiente a coprire tutti i rischi, dal fatto che la banca, al netto degli utili su crediti e delle svalutazioni, riesce a fare un utile nel 2016 di 10 milioni, io credo che questo sia la sicurezza del futuro. I lavori assembleari hanno avuto, diciamo, un sussulto con l'intervento di alcuni soci, attraverso i quali è stato un po' rimesso anche in discussione il progetto stesso di fusione. Io personalmente credo e ritengo che invece sia stata una operazione assolutamente positiva, strategica, a beneficio del territorio e delle comunità nostre di riferimento. Ancorché gli esiti dell'assemblea poi si siano conclusi positivamente con l'approvazione del bilancio, che presentava una perdita significativa, i soci poi alla fine hanno apprezzato il lavoro che è stato fatto, questo grosso lavoro naturalmente di corretta classificazione degli attivi, naturalmente tenendo conto di quelli che sono gli effetti della crisi economica tuttora in atto, ma soprattutto per porre la banca in una situazione di compliance per l'ingresso nel futuro gruppo bancario cooperativo, che a maggioranza è stato confermato l'ingresso in ICCREA, e quindi questo è un motivo veramente positivo. Il Consiglio di amministrazione già si era espresso in questo senso, e quindi l'Assemblea ha confermato l'indirizzo di aderire al gruppo bancario di ICCREA Holding.